Partiamo subito con le cose di oggi e adesso vi racconto una cosa che veramente mi ha sconvolto molto fisicamente, ma anche molto mentalmente. Oggi stavo spattaccando con il computer di Mary Fisher perché avevo un problema stranissimo che ovviamente molti di voi l'avranno visto già da tempo, anche perché Google è pieno di questo problema. Praticamente lei ha comprato sto MacBook su eBay e questo che gli ha venduto gli aveva già installato dentro praticamente quasi tutti i bellissimi software in circolazione, no? C'è la suite Adobe Master Suite con Photoshop, After Effects, Premiere, c'ha Final Cut, Motion, e in più aveva sto cacchio di Angry Bird, no? Che tutte le volte che aprivi l'App Store, l'applicazione delle applicazioni, veniva, vuoi aggiornare Angry Bird? E te schiacciavi sì e ti chiedeva la password, una password russa di quell'altro, no? Che magari non era manco la sua password, era di questo cracker, no? Questo craccato tutto. Allora, te però dicevi, non me ne frega niente, voglio cancellare sto Angry Bird. E Angry Bird non è sul computer, da nessuna parte, te lo puoi cercare. Allora, un po' spatacato così a cercare, non lo trovo. Poi ho googolato e è uscito fuori che bisogna fare un processo, secondo me, incomprensibile, però alla fine ha funzionato. Praticamente bisognava scaricare Twitter, ma secondo me lì bisognava scaricare una qualsiasi applicazione gratis dall'Apple Store, no? Scaricare, aprire, aprendo mostra le cartelle, non è che proprio lo lanci, no? Devi fare un giochino con il tasto destro, no? Al dentro c'era un file che si chiamava MES o MAS RCP. Prende quel file lì, andarlo a inserire nella cartella, sempre aprendo con il giochino del tasto destro, mostra pacchi di Final Cut e Motion, e ho fatto quello e poi è andato. Evidentemente ci sarà stato, secondo me, sto Final Cut e Motion craccato, piratato, che al suo interno avevano questo file di licenza che al suo interno conteneva anche Angry Bird, no? Cioè l'app dell'Apple Store vedeva Final Cut però in realtà cercava Angry Bird, non lo so. Comunque fatto sta che siccome Mary Fisher ha un appuntamento, com'è non è, e non avevo la sua password di iTunes, allora ho trasferito Twitter dal mio computer al suo computer tramite internet, no? Tramite il wifi, anzi, e l'ho fatto tutto a posto. Poi siccome nel suo computer c'erano un sacco di programmi interessanti e io ho applicato la seconda legge della pirateria, cioè scarica tutto quello che vuoi, prova il software ed eventualmente se ti piace lo compri, ho detto vabbè, facciamo questa seconda legge che tutti i pirati, tutti la gente che segue la applicano, cioè scaricano un gioco Call of Duty, ci giocano, lo provano finché deve e poi alla fine lo comprano, questa è la seconda legge, no? Allora mi sono detto vabbè, c'è questo Pages che non ho mai avuto, a parte il fatto che non mi serve un cavolo, però anche Keynote, a parte il fatto che Keynote non mi serve niente. Allora vabbè, ci sono, proviamo a trasferirli nel mio computer. Allora ho provato a trasferirli via wifi, come non è, era stralento, alla fine ho bloccato, bla bla bla. Allora ho detto faccio un DVD, poi li provo di là. Alla fine quelli manco hanno funzionato perché evidentemente noi gente melata abbiamo fatto un sistema di protezione. Una volta andavano, cioè una volta i software del Mac non avevano nessuna protezione, adesso con l'Apple Store l'app lì, cioè non va. Comunque come non è, ero lì che stavo finendo una photoshoppata
bellissima di un sito mirabolante. Allora, il sito in questione è di uno stronzone cliente, che lui programma in ESP, no? Programmatore, saputello, che l'altra volta gli avevamo fatto il sito e avevo usato CSS, la navigazione con i liul, insomma, come si fa? Lui ovviamente, essendo un programmatore ESP, non ci ha capito niente e ci è venuto a dire in faccia: ah, il tuo codice era spazzatura, ho dovuto rifarlo da zero. Ma allora vaffanculo. E se volete invece vedere il suo codice ultra bellissimo con 6 miliardi di tabelle, andate su, cercate, se non riuscirò, aspetta, si chiama timetracksoftware.com, oppure non lo so, Star Track Software, cosa qui. Comunque è un paginone lunghissimo, tutto tabelle, ma anche tabelle di default, quelle che hanno tipo il bordino suo merdolino, i colori merdolini, la navigazione un po' sembra quella che ho fatto io, ma in realtà l'ha rifatta lui, è venuto bruttissima, non funziona, uno schifo insomma. Poi una volta sono andato a metterla a posto quel sito lì, il CSS inline, no? Tutto nell'HTML, un pasticcio, no? Allora gliel'ho rifatto io, adesso gliel'ho rifatto, nuova grafica, bellissimo, tutte le ombrette, ovviamente tutti i pezzi un po' qua e là presi da 365psd.com, che sono, ogni giorno ti dà un Photoshop, ma stronzatine, tipo un giorno c'è un ombretto, un'altra volta c'è un bottone, però a volte io li uso soprattutto per gli stili, tipo mi piace sto stile qui rigato, allora faccio copia e incolla. Allora invece il mio sito, che adesso ci ho fatto, che però è ancora così un po' in Photoshop, potendo... allora, se riuscite a trovare il primo sito, metteteli di fianco così vedete le differenze. Primo sito a sinistra è il suo, timetrackingsoftware.com, e il mio a destra, photoshoppata, che si è date magnificentdesign.com /clients/timetrack, oppure trackstar, che adesso non mi ricordo, c'ho tutti questi nomi stupidi, e si vede la differenza, eh. Ovviamente se glielo diamo da lui a fare il codice non riuscirà mai. Se, cioè sì, per riuscirci ci riesce, praticamente fa un JPEG di tutto e basta. Allora, no, comunque the parentesi, io ero lì, bello bello, ritornando al problema, al tema della giornata, ero lì, bel bello, che ho fatto tutto sto trasferimento, ho chiuso lì, ma comunque torno a fare sto sito qui, vado per salvare la pagina e non mandava più il salva di Photoshop, no? È proprio bloccato, ho dovuto chiuderlo. Poi provo a riaprire Photoshop, errore, non riesco a aprire, devo reinstallarlo. Poi ho detto, boh, non lo so, provo a rilanciare, restart il computer, restarto il computer, tutte le qua, un sacchissimo di applicazioni avevano il punto interrogativo, no? Quindi tutte quelle di foto, tutte quelle di Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash, che tanto non lo uso lo stesso, Dreamweaver, poi AirParrot, Coda, One Password, tutto punto estivo. Ma allora vado nella cartella applicazioni, proprio non, cioè fisicamente, cioè i file praticamente disintegrati, cioè fisicamente non esistevano più, no? Allora ho provato a spataccare, ho provato a mettere a posto i permessi, niente da fare. Secondo me era una roba di permessi, cioè, però non lo so che cavolo è successo, non me l'aveva mai fatto una roba del genere. Poi alla fine avevo perso ogni speranza, ho visto che anche One Password ormai non andava più, però ho provato a schiacciare il bottoncino di One Password. One Password è un programma bellissimo che ti tiene di memoria tutte le password, te ne devi ricordare solo una e poi le altre, quelle della banca, così puoi avere lunghissime. Comunque vado a schiacciare il bottoncino di One Password che sta dentro Safari e si lancia, stranamente, ho detto, ma come fa a lanciarsi se
mi faceva vedere che era cancellato. Allora ho visto che praticamente la lanciava dall'hard disk esterno, perché evidentemente una volta, fortunosamente, ho fatto il backup di tutte le applicazioni, no? Allora sono andato, guarda lì, Photoshop, tutte i design CS5, allora le ho copiate e magicamente è tornato a sto posto. Però alla fine avevo quasi perso le speranze, mi sono detto vabbè, no problem, cioè, abbiamo i programmi a casa originali, basta reinstallarlo, no problem. Però un po' una palla fare sto giochino così com'è, come non è. Anche Dropbox, tra l'altro, non riesco proprio a capire come mai ha fatto sto casino. Comunque, poi ovviamente uno potrebbe dire potevi fare Time Machine. Ma Time Machine non l'avevo settato per farmi il backup delle applicazioni, perché le applicazioni quando le hai messe non è che sono come dei file che si cambiano, quindi allora non va. Poi siccome la cartella di applicazioni sono un sacco di gigabyte, ho detto oh, queste le escludo. E lui ci comunque morale della fame, è tornato tutto a posto. Olè. Poi per i ciuschi di oggi li avete visti, è arrivata la caffettiera, Vialetti molto bella, che adesso potrò fare delle tazzone di caffè spagatissime. Poi poi è arrivato il cavo HDMI che andrò assolutamente a ritirare. Praticamente l'idea era di infilare quello che mi è arrivato adesso nel muro e quello lì portarlo a Best Buy. In realtà, siccome è identico, però adesso lo voglio qui controllare che non ci sia niente di strano, quello che mi è arrivato stamattina lo metto nelle cose e lo porto a Best Buy, quindi faccio uno scambio. Però in realtà eticamente è sbagliato, ma praticamente è la stessa roba, no? Allora ci guarderò, secondo me è fattibile. Ciuschi. Poi la lavatrice ve l'ho già raccontata, si è rotta. Poi sì, lo so che adesso con questo sistema di Spreaker che viene su YouTube no, vogliamo il video, vogliamo il video, però non è che sto facendo questo e non faccio il video. Cioè quei Spreaker fino a poco tempo fa andavano solo audio, adesso vanno anche video, che problema c'è? Non è cambiato niente, è rimasto tutto come era prima tra di noi. Poi lo stereo l'ho provato, è veramente strapiccolo. In realtà, allora, me lo immaginavo più grosso, molto più largo, tipo quasi un metro largo. Però va bene, mi va benissimo così piccolino. Anzi, meglio, piccolo è meglio. Poi volendo si può appendere alla parete. Infatti mi sono detto, ma appendono la parete, ci vorranno dei chiodoni. Invece niente, però non la vedo, lo metto lì sul gabinetto, dove c'era l'angolo dell'antiquariato. L'angolo dell'antiquariato non so dove lo metterò da un'altra parte. Poi l'ho provato con l'iPhone, l'ho messo, bellino. Bello perché puoi comandarlo anche, puoi comandare l'iPhone dal telecomando se devi cambiare canzone, mandare avanti e indietro. E funziona anche se non hai fatto, non l'hai unlockato, non ci hai messo la password. Molto carino, molto bello. Pensavo che le casse erano, che l'ho detto, allora non si chiamano elettrolitiche, elettrostatiche. Pensavo che le casse erano elettrostatiche, perché le casse elettrostatiche sono praticamente un pannello molto sottile, bucherellato, che però non è che le ho mai viste più di tanto. Le ho viste una volta in un negozio, ma siccome evidentemente costano un sacco
e secondo me fanno anche cagare, non è che vengono promosse tanto. Boh, o forse costano un sacco, sono buonissimo, costano un sacco. Comunque non sono questo, sono ormai piccoline, piccolinissime. Ci guarderò, ci guarderò. Stasera faccio la prova. Ma perché Ciuschi ha tutte, e dico tutte, le musicassette di Claudio Villa. Perché lui sente canzoni tipo Binario, Triste e Solitario. Che film è? Che film è? Odo ancora lo stridere del freno. Ora sento il vorrei che sera. Cui. Vi mimo, allora vi mimo vocalmente il film. Che sono solo si altrino mentre te la. Vabbè, era facilissima, era bianco rosso verdone quando gli fregano lo stereo che c'era sta canzone. Ma comunque Ciuschi c'ha tutte le canzoni di Claudio Villa, perché lei è un po', c'ha anche quelle un po' canzoni vecchie popolari tipo Tony Corallo, Lauretta mia. Lauretta mia. Aspetta, adesso me la canto, non me la viene. Lauretta mia. Non mi viene più. Me la ricordo che una volta in chat spopolava Lauretta mia. La mettevano sempre, soprattutto gli italoamericani, donne del sud, piace molto, donne del sud vestite di nero che andano, bussano alla porta con violenza, con irruenza, dicono Lauretta mia, irruenza, suona male, c'è qualcosa che non funziona in sta parola. Irruenza, con violenza, con irruenza, che puzza. Allora, questo è quanto, no? Poi, Ciuschi sente anche molto Gatto Pancero, conosciamo tutti, ha fatto molte canzoni, e basta, sente questi tre qua. C'è una gamma di scelta molto ampia. Poi allora lì dove metto lo stereo lascio il mio magnetofono a bobine bellissimo del 69. Poi c'è il mio bellissimo stereo così e poi i CD e le musicassette. Una cosa che in Italia non è mai arrivata, secondo me, almeno io non le ho mai viste, è che prima delle musicassette nelle macchine americane c'erano ste cavolo di musicassette A-track, 8 tracce mi pare, A-track mi pare che si chiama, che erano come delle cartucce, quelle che si mettevano nei computer una volta, no? Però dentro aveva il nastro, però si infilavano come se fosse una cartuccia e poi suonavano molto belle. Io in Italia non l'ho mai visto, non so se esistono. Poi mi ricordo di qualche pubblicità vecchia, c'erano anche giradischi 45 giri per l'auto, ovviamente da non prendere le buche, eh? Ovviamente avranno proprio un sistema di ammortizzamento, non lo so. Sì, ma è proprio una stronzata il 45 giri in auto, perché ti dura una canzone 3 minuti e poi devi girare il disco, scomodo, eh. Allora,
Allora, nel mio coso vintage piacerebbe avere un mangianastro, un mangiadischi, ecco, un mangiadischi 45 giri, come quello che c'avevo io, che ovviamente l'ho distrutto. Era blu. Allora, guardate su eBay, ce ne sono similari, ma non è proprio quello che avevo io. Il mio era blu, innanzitutto. Poi aveva la cassa dietro, sullo sfondo dietro c'aveva come la cassa, no? Me lo ricordo benissimo perché l'ho smontato. Uno quando smonta le robe, dopo se le ricorda di più, no? C'aveva il coso che infili il disco dentro e poi c'aveva il pulsante per uscirlo. Quel modello lì non è il radio, non è... ci sono vari modelli su eBay, cercate. Poi l'ho trovato, perché io se lo compro devo comprare quello che avevo io, non uno simile, o perlomeno quel blu turchese. Il mio era blu turchese tendente al verde, con qualche sfumatura acidula. Blu verdolino. Guarderò. Poi ho visto una cosa in un programma, secondo me, anzi, questa è la cosa, le cose più belle in assoluto. In assoluto, insomma. Un gadget fantasmagorico, no? Allora, è una macchinina che era forma di van, quello lì di Volkswagen. Lo metti su un 33 giri, la macchinina inizia a girare intorno al disco e lo suona così. Cioè, è praticamente un riproduttore di dischi, ma è una macchinina che metti sopra il disco e poi gira intorno. È bellissima, la voglio. Ma infatti, secondo me costa anche un sacco, perché non l'ho mai visto. Comunque, questo è tutto. Allora, per voi è tutto, ciao a tutti!